Torniamo al campionato di eccellenza. Oggi c'era l'esordio in panchina per mister Carella per quel che concerne il Reggio Mediterraneo, e noi lo troviamo in diretta qui su Stadio Radio. Buonasera mister. Buonasera. C'è però un'inesattezza, io non ero in panchina perché non avete perfezionato. No, ma io ho solo assistito alla partita, sono stato diciamo ospite della squadra, visto e considerato che sono arrivato venerdì e sì, l'ufficialità è stato sabato, quindi la non c'erano i tempi. Sì. Ma no, la squadra è stata affidata tutta la settimana all'allenatore della Juniores, solo venerdì abbiamo perfezionato diciamo l'accordo, quindi di conseguenza ho preso visione della squadra. Sono venuto fuori casa, ma da spettatore. Confermato che è tecnico del Reggio Mediterraneo, decisamente sì. Sì, l'accordo è stato ufficializzato. Appunto. Nella giornata di venerdì. Sì. Ma ancora non ho preso contezza né della squadra né della situazione. Intanto una bella chiamata, no? Del Reggio Mediterraneo, che lei ha accettato di buon grado, presumo. Ma sicuramente sì, anche perché io sono una persona che sono animato dall'esigenza di condividere e sposare progetti interessanti. Il Reggio Mediterraneo si è sempre contraddistinto per la capacità per dare credibilità al calcio locale e in economia, cioè senza fare grossi investimenti, ma con la lealtà e la correttezza di agire sempre in maniera diciamo adeguata. E quindi il fatto di rapportarmi in questa nuova realtà che negli ultimi anni si è sempre contraddistinta per dei comportamenti, per me è stato un motivo valido per accettare l'incarico, perché è importante partire dalla serietà diciamo dei progetti. Sì. E quindi questo mi ha spinto diciamo con grandissimo entusiasmo a condividere questo nuovo progetto. Oggi chiaramente purtroppo si commenta una sconfitta che ci può anche stare in casa dell'Acri, in trasferta, anche se era l'occasione per tenere giù quella che potrebbe essere al momento una diretta concorrente. In ogni caso, lei la squadra come l'ha vista? Dove sarebbe da sistemare qualcosa? Si è chiesto qualcosa alla società? Ma guardi, ho visto una squadra che sicuramente aveva volontà di dimostrare, forse anche la mia presenza anche fuori dal campo, col nuovo allenatore, la voglia di dimostrare c'è stata. È chiaro che ci sono delle problematiche sia diciamo nell'organico, sia anche dal punto di vista della qualità del gioco, almeno per quello che ho potuto vedere io oggi, che vanno diciamo corrette e bisogna sicuramente intervenire sia sul mercato che per quanto riguarda la qualità del gioco. Quindi a parte il sicuramente la voglia di fare, ecco, che c'è stata, l'applicazione, tutti i ragazzi hanno cercato di dimostrare qualcosa, poi ci sono tante cose da mettere a punto, tante cose da correggere, prima di tutto sicuramente intervenire sul mercato. Quindi ci sarà, insomma, c'è da attendersi qualcosina. Mister, non posso non chiederle, dopo la stagione all'Ocri, la vittoria del campionato, non è arrivata la riconferma, sembra per impegni suoi personali e lavorativi. Ora, ora la vediamo alla guida del Reggio Mediterraneo, molti si chiedono, ma come mai? Inizio stagione c'erano i problemi di lavoro, ora non ci sono più, si sarà creata una condizione tale che... No, i problemi di lavoro c'erano perché all'inizio dell'anno non sapevo effettivamente che cosa avrei potuto fare, nel senso io ho l'incarico di docente, sono stato trasferito in quel momento, avevo necessità di prendere servizio e quindi sapevo già che non avrei potuto prendere impegni con la società, e quindi sicuramente questo è stato il principale motivo per cui a distanza di 3 mesi cambiano tante cose. Sì. E vivi in una realtà diversa, ti fai 2 conti, vedi com'è la situazione, hai la possibilità di dialogare e interagire con le istituzioni scolastiche, vedere se ci sono delle soluzioni, ottimare anche i tuoi confronti. Così è stato e sono riuscito a trovare una soluzione per potermi liberare in quest'altra situazione che inizialmente non avevo, quindi inizialmente avevo l'esigenza di dover prendere servizio in un ambiente scolastico sicuramente diverso. Detto questo, poi chiaramente ammetto anche che alcune cose però ci sono state che sicuramente hanno un pochettino anche infastidito all'interno diciamo della società, la presenza di qualche dirigente sicuramente mi era, in quel momento mi aveva fatto capire che probabilmente
non sarebbe stato neanche ottimale proseguire il rapporto con il Loki, ma questa è una cosa secondaria, perché alla base di tutto c'era l'esigenza di dover prendere servizio nella mia professione. Ripeto, a distanza di 3 mesi, chiaramente, dopo aver fatto 2 conti, dopo aver visto come l'ambito dove sono stato assegnato, dopo aver visto anche le possibilità che avevo di poter eventualmente agire, ho preso la decisione ottimale, ma per onestà intellettuale era l'unica scelta che dovevo fare. Quindi lei dice, anche se ci fosse stata l'opportunità di allenare a Locri, c'era una situazione tale che probabilmente non... Allora, ripeto nuovamente, il motivo principale è stato il discorso sicuramente della scuola, perché in quel momento non potevo fare diversamente. Sì. Io sono legato all'Ocri, sono legato e sono un tifoso dell'Ocri, perché quella è una piazza che purtroppo devi amare, e devi amare indipendentemente da ogni cosa, perché ti fanno sentire un calore, una passione tale che non puoi non amare, diventi tifoso di quella squadra. Sì. Per lo stesso motivo però ti dico, se poi dopo aver detto questo, ti dico anche che essendo rimasti alcuni dirigenti probabilmente non sarei rimasto io. Ho capito. Torniamo in casa Reggio Mediterranea. C'è il materiale comunque per risalire la china, immagino. Ah, c'è il materiale per una base. Cioè. La situazione non è semplice. Però non è semplice, però c'è del materiale. È chiaro che bisogna correggere. Dico, entrare in corsa non è mai semplice, soprattutto trasferire i tuoi principi, i tuoi convincimenti tattici e i principi di gioco non è altrettanto semplice quando pronti via c'è l'obbligo del risultato. Però è chiaro che siamo chiamati anche per fare questo. Certo, il calendario non aiuta neanche, perché in questo momento i ragazzi avrebbero necessità anche di un po' di più di autostima, di confermarsi in qualche risultato, e purtroppo non più tardi di domenica ci aspetta un'importantissima partita contro una squadra che a questo punto è rilanciatissima per la vittoria del campionato come il Cittanova. Però è chiaro che da martedì comincerò io ad agire effettivamente, ad intervenire. Una settimana sarà sicuramente poco, però l'importante è avere la consapevolezza di iniziare un percorso dove comunque si vuole cambiare atteggiamento e una mentalità sicuramente diversa per affrontare le partite in maniera sicuramente più produttiva. Comunque la società gli ha chiesto una salvezza tranquilla o qualcosa in più, anche perché... No, l'obiettivo era chiaramente la salvezza, anche perché non dimentichiamo che questa è una società che ha la testa sulle spalle, sì. Sa, è anche abbastanza responsabile nel pretendere, diciamo, degli obiettivi, sa che ha dei budget e delle restrizioni economiche, che questo non significa necessariamente dover rinunciare a qualcosa, ma ad avere le restrizioni economiche, quindi giustamente non fa mai il passo più lungo della gamba, e come tale è consapevole del fatto che con degli investimenti fatti con oculatezza si deve cercare di ottimizzare le risorse che si hanno e cercare di raggiungere l'obiettivo che rimane assolutamente quello della salvezza. Su questo campionato, che cosa da dire? Innanzitutto per la testa della classifica, secondo lei tra le tre candidate che al momento sono queste, certo ora c'è questa coppia proprio in testa lì, appena staccati di un punto, Isola e Cittanovese, però chiaramente la Vigor non va esclusa da questa terna, anche se poco più giù ci sono squadre, insomma, che vogliono fare male. Qual è la sua opinione per la testa della classifica e per questo gruppetto, questo blocco, no, in scia al gruppo di testa? Intanto parliamo del presupposto che la classifica sta rispecchiando i valori delle squadre all'inizio campionario. Era partita male la Lamezia, poi si è ripreso alla grande. Ora sicuramente questa battuta d'arresto non ci voleva, resta una grande squadra che comunque sta lottando anche in Coppa, e quindi so che vorrebbe andare avanti in Coppa, perché comunque le strade per raggiungere l'interregionale non sono soltanto il campionato. Questo duello che si sta quindi creando tra l'Isola Capo Rizzuto e il Cittanova sicuramente entusiasmante. Aggiungerei ancora, nonostante tutto, il Lamezia, perché ha una struttura, un'organizzazione, una piazza sicuramente di primato, anche se questa sconfitta sicuramente è difficile da digerire. Certo. Detto questo, chiaramente le altre squadre stanno rispettando i valori di quello che si preventiva all'inizio campionato, ma sicuramente sono qualcosina in meno rispetto a queste tre, chiamiamole corazzate. Poi, se devo esprimere il mio giudizio sulla testa, che ho visto giocare entrambe, o conosco
entrambe le squadre. Sicuramente la squadra più importante dal punto di vista, diciamo, dell'organico ce l'ha l'Isola Capo Vissuto, ma forse la squadra che in questo momento è più compatta, più anche sul piano della qualità del gioco, ha qualcosina in più probabilmente il Cittanova. Credo che sarà un bel duello. Io non so se poi rientrerà nuovamente la Lamezia, anche se, ripeto, ha la strutturazione per fare un campionato importante, ma qualora dovesse limitarsi a un confronto tra Isola Capo Vissuto e Cittanovese, sicuramente sarà un confronto interessante.